Novità importanti sulla Juve ci arrivano direttamente da Fabrizio Romano, uno dei maggiori esperti di calciomercato in Italia, ma mi verrebbe dire anche in Europa, e quindi analizziamolo insieme perché c'è tanto di cui parlare, perché ci sono novità molto interessanti che riguardano vari giocatori della Juventus, non soltanto uno. Scopriamo tutto il dettaglio qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Non vi costa nulla, non dovete pagare letteralmente nulla, vi basta iscrivervi al canale che è gratis, lasciare like ai contenuti perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi e se vi va vi unite nella community attraverso commenti, una sezione dedicata appunto ai commenti per aprirci un po' al dialogo, perché è sempre molto importante, è sempre importante no, non rimanere chiusi nelle proprie idee, ma qui troverete apertura, diciamo, al dialogo in maniera totale, cioè è giusto confrontarsi in maniera civile, ecco, questa è la cosa che mi viene in mente. Allora, andiamo alla notizia, perché Fabrizio Romano ha parlato attraverso i propri social di varie situazioni legate al mercato, con tanti calciatori che si stanno muovendo in entrata, ma anche in uscita, e quindi ci dà un po' l'indicazione di quello che è il mercato Juve. Attenzione perché il primo nome che fa Fabrizio Romano, e lo conferma assolutamente, è, attenzione alla situazione, di Federico Chiesa. Perché Federico Chiesa è un giocatore che la Juve vuole vendere. Anzi, Fabrizio Romano ci va giù pesante dicendo la Juventus si sta preparando a vendere Chiesa il più rapidamente possibile. E c'è un motivo. Il motivo è che la Juve vuole monetizzare subito, immediatamente per la Juventus, per utilizzare quei fondi, quelli evidentemente di Chiesa, per andare su due colpi che sono individuati come colpi necessari, fondamentali e di partenza. Cioè, la nuova Juve di Thiago Motta parte da un nuovo portiere, che è Di Gregorio, un nuovo difensore, che è Calafiori, un nuovo centrocampista, che è Kumbayns. Nell'idea di Giuntoli, su suggerimento diretto di Thiago Motta, l'idea è quella di partire da questi uomini. Punto. Questa è l'idea. Poi gli altri, si capirà chi farà contorno, ma l'idea è quella di partire da questi tre. Di Gregorio, portiere che gioca con i piedi, quindi già comprato. Calafiori, l'uomo da cui far ripartire la manovra e quindi anche in fase non soltanto difensiva, ma anche di impostazione, l'uomo perfetto per questo tipo di gioco, perché l'ho attestato dal vivo direttamente a Bologna. Ecco, Kumbayns è il grande equilibratore della squadra, perché ti consente di dare una mano in fase difensiva, perché è un giocatore che, ricordiamolo, è uno che nasce nella propria carriera come centrale difensivo, ma che poi avanza sempre di più a tal punto da arrivare in Serie A e fare 15 gol al campionato, per intenderci. Quindi vendere prima possibile Chiesa perché servono soldi. E i soldi di Chiesa è nella Juve, c'è l'idea di poter avere 30 milioni dal cartellino di Chiesa. E nell'ottica dell'evento c'è la possibilità di vederlo valorizzato grazie all'europeo. Cioè la Juve non sta pensando speriamo che Chiesa fa male all'europeo così non aumentano i rimpianti. Nella Juve c'è l'idea di ma speriamo che faccia un grande europeo così viene valorizzato. Così qualcuno che lo vede dice mazza questo costa soltanto 35 milioni? Compriamolo immediatamente. Perché l'europeo è una vetrina fondamentale per la Juve e per Chiesa. Lui che sta cercando una nuova squadra, la Juve che lo vuole vendere. Quindi occhio perché i soldi di Chiesa, che nell'idea della Juve potrebbero essere 30, potrebbero aiutarti intanto a dare una spinta iniziale al mercato. Soprattutto con Calafiori, io credo. Perché quelli che ti possono arrivare da Chiesa, cioè 30, sono quelli che ti chiede il Bologna per Calafiori. Quindi per Kumbayns secondo me servono pochi. Per Kumbayns però serve un altro tipo di sacrificio. Secondo me, infatti, uno tra Huijsen e Sulè sarà il giocatore individuato alla Juventus da sacrificare per andare incontro all'acquisto di Kumbayns. Vi abbiamo raccontato di una Juventus che sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 40 milioni più il cartellino di Huijsen per approfittare di un'assenza importante nell'Atalanta, ossia quella di Scalvini. Scalvini si è fatto male l'ultima partita di campionato giocata il 2 giugno tra Atalanta e Fiorentina e quindi ora l'Atalanta serve un difensore. E Huijsen è uno che può essere sacrificato, cioè nell'idea della Juve c'è, io vendo Huijsen e prendo Calafiori, comunque il difensore di prospettiva ce l'ho, ma grazie alla cessione di Huijsen arrivo con più facilità ad acquisire Kumbayns, che è visto dalla Juve come il centrocampista perfetto. Attenzione!
perché non si esclude, secondo Fabrizio Romano, l'ipotesi Douglas-Lewis. Ve ne abbiamo parlato, è un giocatore su cui si sta continuando a lavorare, anche grazie agli intermediari di mercato, che sono lì al lavoro per cercare in qualche modo di capire qual è la soluzione più giusta. Douglas-Lewis è un giocatore che giocando all'Aston Villa ha bisogno necessariamente di un lavoro di intermediazione importante, si sta lavorando per capire la soluzione migliore, perché qua è un discorso di valutazioni. Cioè, l'Aston Villa è partito con una votazione di 60, dandone, e la Juve quindi di conseguenza dice ok, allora il mio McKennie ne vale 30, ma ballavano sempre 30 milioni di differenza. Ora la Juventus sta cercando di far sì che Douglas-Lewis possa valerne 40 e McKennie 25, quindi ci sarebbero soltanto 15 milioni di differenza, e a quel punto sarebbe per la Juventus molto più facile andare incontro a questo tipo di acquisto. Vedremo. Secondo Fabrizio Romano però il brasiliano continua a essere un giocatore su cui la Juventus è interessata, ma non è la priorità. Cioè, la priorità della Juventus continua ad essere, secondo Fabrizio Romano, Coop Miners. In questo momento non c'è nessuno, per quanto riguarda il centrocampo chiaramente. Cioè, le due priorità sono Calafiori e Coop Miners. Ma se ci soffermiamo soltanto per il centrocampo, l'intenzione è quella di prima prendere Coop Miners, questo secondo la versione di Fabrizio Romano, prima chiudere Coop Miners, e in un secondo momento, se va bene, si riesce a sbloccare la trattativa McKennie. Se però ci sono delle complicazioni per Coop Miners, stato al punto che Juventus non ha magari la disponibilità economica o quant'altro, a quel punto si valuterebbe una cessione di McKennie solo per cash. Quindi arrivano 23 milioni, diciamo, per McKennie, quelli verrebbero reinvestiti nuovamente per andare a prendere Coop Miners all'Atalanta. Questa in questo momento è l'idea della Juventus. È chiaro che ormai sembra quasi inevitabile la cessione di Chiesa, e vi dico la verità, a me francamente dispiace. Cioè, tra tutti i giocatori che in questi anni abbiamo visto la Juventus far male, Chiesa, che non ha fatto delle buone stagioni, perché ora, non so, è come se da quando fosse stato messo sul mercato è partita quasi la campagna da parte di tutti i juventini del ma sì, effettivamente ha fatto male, ma effettivamente a vedere i numeri ha fatto male, ma sì, effettivamente ce ne possiamo liberare, quando in realtà secondo me il talento di Chiesa, non so se la Juventus se ne può fare davvero a meno. Perché anche da queste parole di Romano ci rendiamo conto che sì, con i soldi di Chiesa, punti con Miners, bene, punti Calafiori, benissimo, sono due altri reparti. Cioè, siamo sicuri che riesce a trovare un giocatore come Chiesa, meglio di Chiesa, lì davanti a cifre sostenute, in un mercato per cui basta che uno fa bene per 6 mesi e già ti chiedono 40 milioni? Non lo so. Io con tanti giocatori che Juventus poteva cedere, e chiaramente faccio riferimento a Chiesa, a Ken, a Milik, c'è anche Sulè, che a quanto pare anche lui è sul mercato, a centrocampo c'è gente come Miretti, Nicolussi, Arthur, in difesa ci sono i De Sciglio, i Szczęsny in porta, i Danilo, e tutti i giocatori che sono effettivamente sacrificabili. È chiaro che non è facile vendere questi giocatori, quindi è più facile mettere sul mercato Chiesa. Tra una cessione di Miretti e una cessione di Chiesa, che è chiaro che fa più rumore la cessione di Federico Chiesa o il mettere sul mercato Federico Chiesa. Questo mi sembra chiaro. Però sono tanti i giocatori che Juventus poteva vendere prima di Chiesa. Mi metto Kostic, Ealing, cioè, ce ne sono una valanga di giocatori che prima di Chiesa dovrebbero essere ceduti. Giocatori della Gen, giocatori che rientrano dei prestiti. Io un Chiesa non l'avrei venduto. È chiaro che però lì nasce da che cosa? Dall'idea di Thiago Motta. E lì a quel punto ci puoi fare poco, nel senso che se affidi il progetto Juve a Giuntoli, o meglio se Giuntoli lo affida a Thiago Motta, anche nelle scelte scomode, vuol dire che deve fare lui quelle scelte lì. E quindi vedremo se sarà o meno una scelta scomoda. La speranza è che però non vada in Italia. La speranza reale è che non vada in Italia, perché questo sarebbe, secondo me, molto dispiacere tipo se la Juventus. Non sarebbero per niente felici di questa notizia.